Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi voglio mostrarvi la ricetta dello strudel di mele. È un dolce che a me piace tantissimo, ma che riesco a mangiare molto raramente perché nella mia città non lo vendono solo surgelato, ma insomma è difficile trovarlo fresco. E quindi oggi ho deciso di farmelo e di farvi vedere la mia ricetta. Andiamo subito in cucina. Gli ingredienti sono 750 g di mele golden, un cucchiaino di cannella, 60 g di zucchero, 50 g di uvetta, 2 cucchiai di rum, 25 g di pinoli e la scorza grattugiata di un limone. Per fare l'impasto esterno, invece, ci serviranno 30 ml di acqua, un cucchiaio di olio di semi, un uovo e 130 g di farina. La prima cosa da fare è unire alla farina un cucchiaio di olio di semi. Mescolate l'olio di semi insieme alla farina. Aggiungete poi un uovo e mescolate. Quando l'impasto avrà acquisito un pochino di consistenza, andrete ad aggiungere i 30 ml di acqua. Quando l'impasto avrà raggiunto questa consistenza, lo trasferite su un piano di lavoro e cominciate a lavorarlo a mano. Quando il vostro impasto sarà sufficientemente liscio, lo lasciate riposare a temperatura ambiente per circa 20-30 minuti e nel frattempo andate a preparare tutti gli ingredienti che ci serviranno per riempire il nostro strudel. All'interno dello strudel dovremo andare ad aggiungere ovviamente le nostre mele, un cucchiaino di cannella, 60 g di zucchero, 50 g di uvetta, 2 cucchiai di rum, la scorza grattugiata di un limone e 25 g di pinoli. E andiamo ad aggiungere tutto insieme. Una volta mescolati tutti gli ingredienti, li lasciamo un momento da parte, andiamo a riprendere l'impasto di prima e lo stendiamo con un mattarello. Una volta stesa la pasta, dovrete andare a mettere tutti quegli ingredienti che abbiamo preparato prima nella parte centrale. Quindi rovesciate tutti gli ingredienti nella parte centrale. Con una spatola per dolci aiutatevi in modo da distribuire tutto in maniera uniforme e soprattutto per farlo restare nella parte centrale il più possibile. Adesso dovrete andare a ripiegare la pasta sopra ripieno, quindi in questo modo prendete la prima parte, poi prendete questa parte e la andate a mettere sopra. Così. Cercate di far sì che aderisca e poi andate a chiudere le parti esterne. Le andate a chiudere così e anche di qua, in modo che il ripieno non fuoriesca nella fase di cottura. Questo è lo strudel pronto, adesso va messo in forno per circa 20-30 minuti a seconda del vostro forno. Io lo metto a forno ventilato alla massima temperatura e ci vediamo dopo per il risultato. Una volta messo tutto lo zucchero a velo sulla superficie dello strudel, potrete andare a tagliare la prima fetta. L'andiamo a tagliare insieme, così vediamo anche come è venuto all'interno. Dopo aver tagliato la prima fetta, possiamo andare a gustarlo. Io vi do appuntamento alla prossima, spero che questo tutorial vi sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio enorme!